drink fondamentalmente un gin sour. Noi facciamo una lavorazione al gin che è un fat wash al burro, burro di panna, alta qualità di burro, abbattuto, prima sciolto, poi abbattuto. Questo consente di congelare completamente tutta la parte grassa, ma mantenere i profumi del burro. E poi facciamo un'infusione con dell'Earl Grey Tea, quindi tè nero con sapore di bergamotto. Qui abbiamo il nostro pre-bash già con il burro infuso e con l'Earl Grey. Quanto hai messo? Quanti centilitri? 60 ml. 6 centilitri, insomma, 60. 3, 2, 1, proprio come ogni buon sour che si rispetti, a mio parere, ovviamente. Ma come cazzo ci siamo? Quindi abbiamo 30 di limone, e a bilanciare utilizziamo del honey water, quindi semplicemente del miele allungato con dell'acqua. Il concetto del, come il nome appunto consiglia, è un po' riportare l'idea del tè delle 5 in versione alcolica, no? Quindi abbiamo il burro, il tè, il miele, tutti i componenti appunto dell'usanza del tè, no? L'odore del tè in paesi anglosassoni. Semplicemente uno shakerare. È una bella shakerata energica, vigorosa e grande. Va finito con un aroma allo zenzero, questo non è altro che un distillato di zenzero 100%, fa 60 gradi, però dà un ottimo aroma. Grazie. Al drink. E finiamo con una garnish che è molto interessante, che va a richiamare sempre il concetto. Questo qua, oltre ad essere una cialda a forma di alveare, quindi riprendere il miele, è fatta con un biscotto al gin.